Sono molto contenta di essere qui perché questo libro è una riflessione che ci riguarda tutti molto da vicino in questo momento che è la campagna elettorale. Noi andiamo a votare tra qualche settimana e questo libro mette in discussione il fatto che il nostro voto sia qualcosa ancora di utile per come è organizzata la società in cui viviamo. Allora, la cosa che mi colpisce molto, vedete, in questa campagna elettorale è che gli argomenti che parevano eretici fino a qualche tempo fa, tu sei venuta alla mia trasmissione, abbiamo fatto una cosa insieme a Mantova quest'estate, e le cose che tu dicevi sembravano enormi, no? Uscire dall'euro, smetterla di stare a vita della Germania. Beh, adesso in campagna elettorale, stamattina, anzi oggi, all'ora di pranzo, Silvio Berlusconi ha fatto una conferenza stampa in cui ha detto basta, dobbiamo vincere. La lotta con la Germania ci sta mettendo sotto, che ci sta affamando. Ieri è venuto in trasmissione da me Guglielmo Epifani, ex leader storico della CGIL, attuale candidato del PD, ha detto basta, la Banca Centrale Europea o comincia a stampare moneta come la FED o è inutile averla. Insomma, le tue teorie che sembravano appunto eretiche, adesso in campagna elettorale tutti cominciano invece a usarle. Quello che mi fa paura però, che le usano adesso, perché c'è un momento in cui bisogna prendere il voto, poi il dopo, cosa succede poi nel dopo? Cioè, gli impegni presi dal nostro paese a livello internazionale sono diventati più forti della singola volontà dei nostri cittadini? Grazie Melita, ma sì, quello che ho detto prima è molto interessante perché in realtà la Banca Centrale Europea i soldi li sta stampando e ne ha stampati tantissimi, ha stampato più di 2.000 miliardi di euro nel giro praticamente di 18 mesi. Il problema è che questi soldi non entrano nel circolo dell'economia reale ma stanno in un circolo vizioso, un circolo monetario, quindi la Banca Centrale Europea finiscono nelle banche e dalle banche finiscono a finanziare il debito dello Stato e lì ricomincia il giro, per cui cioè, gli Stati danno il permesso alla Banca Centrale Europea di continuare a stampare e così andiamo avanti. Quello che sta succedendo oggi, di cui non si parla nella campagna elettorale italiana né tantomeno nei giornali italiani, è la grande rotazione, così sarà definita. Che succede? Che da un mese e mezzo il mercato finanziario ha ripreso a comprare il debito della periferia e lo sta comprando perché il debito della periferia ha un tasso di interesse molto elevato e siccome c'è tutta questa liquidità nelle banche non sanno dove metterla perché nessuno dà i soldi al piccolo imprenditore di Marghera, che cosa fanno? Comprano il debito della periferia. Allora, il debito greco nel 2012 ha dato un rendimento del 74% mentre il debito della Germania dal rendimento del 4. Quindi questa è la cosiddetta grande rotazione, no? Questi soldi che noi abbiamo dato alle banche per salvarle adesso hanno ricominciato ad essere usati per lo stesso giochetto di prima, quello di finanziare un debito che chiaramente nessuno pagherà mai per avere un ritorno veloce che si basa appunto sul tasso di interesse. Allora qual è il pericolo qui? Il pericolo è che un elemento di instabilità qualsiasi, tipo elezioni in Italia, non abbiamo una maggioranza, un elemento di questo tipo potrebbe mandare in tilt i mercati, perché improvvisamente la grande rotazione si blocca e a quel punto tutti svenderanno nuovamente il debito pubblico dei paesi della periferia e noi ci ritroveremo esattamente dove eravamo nel 2010 però con delle economie infinitamente più povere. Parliamo un attimo del rapporto con la Germania che mi incuriosisce molto, tu ne parli tanto nel libro e citi una cosa che io ancora non mi ricordo bene se è una barzelletta o un racconto reale, adesso ve la dico anche a voi perché è straordinario. Allora, siamo all'inizio del 2012, Angela Merkel va in Grecia per rinegoziare il debito greco. Arriva l'ufficio dell'immigrazione, deve passare la frontiera, le fanno le solite domande che fanno tutti noi, quindi nazionalità, lei risponde tedesca. Occupazione? Lei dice no, non si preoccupi, sono qui per pochi giorni. Allora, sembra una frettura, capito bene se è accaduto, sembra una barzelletta, però insomma dà il senso perfettamente di quello che sta capitando tra la Germania e il resto invece dei paesi deboli d'Europa.
questa era una barzelletta che girava sui mercati finanziari nel 2010, non mi ricordo che l'ha tirata fuori, comunque il giorno in cui è uscita ha fatto il giorno del mondo, e tutti la raccontavano. Ma è chiaro che il senso di questa barzelletta è questo, che i greci hanno dovuto accettare delle condizioni che non sono state imposte dal loro Parlamento, ma invece sono imposte da Bruxelles. E vi ricordo che, infatti io lo racconto nel libro, che in realtà il problema della Grecia era minimo, erano 9 miliardi di euro, assolutamente nulla. Questi a Davos nel 2010, che era gennaio, hanno detto noi abbiamo bisogno di 9 miliardi di euro. L'Europa Unita... Stavo dando tanto Monte dei Paschi, tanto per capire le proporzioni. Quindi era assolutamente nulla, nulla. Allora, dato che in questa Europa Unita non è stato creato un meccanismo, un protocollo per situazioni di questo tipo, situazioni in cui un paese si trova a un passo dalla bancarotta, e che è successo? È successo che la macchina burocratica non sapeva come rispondere, per cui questi non hanno risposto fino a marzo del 2010. A quel punto era troppo tardi. Poi i soldi li hanno dati, ma era troppo tardi, a quel punto i mercati sono stati in panico e quindi hanno cominciato a svendere i libri. A quel punto hanno detto, beh, se questo è il comportamento dell'Europa Unita nei confronti della miliardi, figuriamoci quello che succederà all'Italia, al Portogallo, alla Spagna e così via. Quindi questo è una, secondo me è una storia interessante perché dimostra come noi viviamo in un'istituzione sovranazionale che ha dei poteri incredibili, vanno al di là della nostra sovranità nazionale, che però non ha costruito una struttura per quando fa bel tempo e quando invece fa mal tempo. Questa non è una guerra vera e propria, infatti in passato situazioni analoghe tipo questa attuale in cui non c'è chiaramente un meccanismo monetario che non funziona più e che crea dei grandi squilibri a livello economico, in passato queste situazioni venivano risolte con un conflitto armato, quindi prima guerra mondiale e seconda guerra mondiale, ma anche tante delle guerre combattute nell'Ottocento. Oggi questo non può succedere perché? Perché proprio l'Europa Unita è stata creata per prevenire questo tipo di conflitto, quindi è giusto dire che grazie a questa unione economica noi non ci ammazziamo a vicenda, cioè i greci non hanno attaccato i tedeschi non hanno attaccato i greci, però le conseguenze economiche di una guerra noi le stiamo vivendo, cioè voi immaginate che la Grecia, invece in 5 anni il PIL si è contratto del 25%, il che vuol dire che la popolazione è di un quarto più povera di quello che era 5 anni fa. Allora, questa è come una guerra. Alla fine, quando le economie avranno ritrovato l'equilibrio, noi ci troveremo esattamente dove ci siamo trovati dopo la prima e la seconda guerra mondiale, in termini economici.